Ma che fa, stacca la spina al governo? Io no. Lei lavora qui nel palazzo? Sa se qualcuno ha staccato la spina al governo? Non lo so, sinceramente non credo. Buongiorno. Buongiorno. Ha letto Standard & Poor's? No, non l'ho letto. Sa cos'è almeno? No, me lo spieghi lei. È un'agenzia di rating? No, non la conosco. Ha declassato l'Italia, insomma. No, non la conosco. Un gran casino, non per usare una parola. Ci sono molti malumori, quindi il governo dovrà conquistare giorno per giorno la sua maggioranza. Lei vuol dire che c'è qualcuno lì pronto a staccare la spina? Ma dipende dal, ha visto? Dal programma di riforme che il... Lei l'ha visto? Ha visto qualcuno che sta per staccare la spina? No, ci sono dei malumori. Perché non fate veramente i responsabili? Qualcuno dice, non staccate veramente la spina? Ma perché? A proposito, lei è diventato, oltre a parlamentare, adesso è anche scrittore. Lei pensa che con il suo libro darà una mano ulteriore a Berlusconi? No, col mio libro ci sarà spiegato tutta la verità. A proposito, a quale genere appartiene il suo libro? Narrativa, umorismo, cioè... Di che cosa parlerà il suo libro? Piuttosto narrativa. 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 Ma il problema è che se stacchiamo la spina al frigorifero, la merce che c'è dentro va male. Senta, ma visto che Scilipoti ha scritto un libro, Razzi adesso ne fa uscire un altro, lei non scrive niente? Cosa vuole che scrivo? Io c'ho la terza elementare. Se lei potesse dire qualcosa ai vari Scilipoti, Razzi, cosa direbbe loro? Il centro della vita è la persona. Le sceneggiate dobbiamo lasciarle stare. Tutto qua.